Cari amici, benvenuti alla 42esima puntata di Tra me e te. Anche oggi pomeriggio avremo un graditissimo ospite. Iniziamo subito con la presentazione degli eventi del weekend. Ci sarà un weekend fitto di eventi, io ve ne cito solo qualcuno. Allora, fra 3 ore ci sarà l'inaugurazione presso la Don Cuni, la sala della Don Cuni qui a Magenta. Ci sarà la 40ª giornata nazionale per la vita. La mostra sarà tenuta dalla Miranda Magistrelli, che presenterà tutta la sua collezione di quadri, dove quelli che si venderanno andranno a favore del Centro Aiuto alla Vita. Quindi questo mi sembra un bel appuntamento. Tra l'altro poi le aperture al pubblico saranno oggi, domani e dopodomani, quindi un weekend dove, se volete vedere dei bei quadri, potete andare a Don Cuni. In più, all'inaugurazione, che vi ho detto prima, si terrà alle 18, ci sarà l'intrattenimento musicale del coro delle Voci Bianche San Girolamo Emiliani di Corbetta, che io personalmente conosco bene, che è uno dei gruppi che faccio partecipare quando facciamo i coretti. Poi l'appuntamento, quello bello grosso, è quello di domani. Aspettate che prima vi faccio vedere la locandina dell'evento che vi ho citato, questa, ok, così lo vedete, sempre patrocinato dal comune. Domani ci sarà la festa di San Biagio. Come sapete, qui a Magenta la festa di San Biagio, forse io sicuramente, per quanto mi riguarda, è la fiera a cui sono più affezionato, perché sono nato qua, proprio qua in questo quartiere, quindi ci sono particolarmente affezionato. Domani, quindi sabato, la fiera partirà qui al centro storico dalle ore 8. Si può lasciare la macchina lì al Silos a gratis. Poi, come sapete, dalle Madri Canossiane si può fare il bacio della reliquia. Ci sarà la tradizionale trippa sotto il tendone in piazza e poi ne parleremo. La benedizione dei panettoni sul sagrato, e tante altre cosette belle. In più, domenica, sempre inerente a questo evento, ci sarà la stramagenta per chi corre, per chi piace correre. C'è pure la stramagenta, non ci facciamo mancare niente noi. Allora, dove tra l'altro la stramagenta quest'anno media partner è CorriereAltoMilanese.com, per cui non posso chiamarli colleghi perché non sono colleghi, però diciamo che la redazione qua di CAM sarà impegnata in prima linea. Poi non so se Graz correrà pure o no. Sì, anche se non sono il tuo. Ecco, correrà pure Graz, per cui a tutti i livelli. Benissimo, allora ragazzi, presentiamo l'ospite di oggi pomeriggio, che è Pierluigi Rodeghiero, che è segretario del gruppo Alpini di Magenta. Grazie dell'invito. Benvenuto Gigi, Grazie. perché lui si chiama Pierluigi, ma per tutti Gigi. Esatto. Senti Gigi, allora partiamo con la puntata con una domanda un po' diversa. Secondo te, perché al tempo di oggi un gruppo di associazione come quello degli Alpini è ancora importante che ci sia? Beh, diciamo, penso che sia importante perché sta cercando di mantenere vivi quelli che sono i valori che si stanno via via perdendo. Nella società del giorno d'oggi, valori tipo rispetto per gli altri, l'amor di patria, ormai stanno scomparendo. Se leggi la cronaca del giorno d'oggi, ti spaventi. E quindi noi continuiamo a sperare in un'Italia migliore, quella dei valori di una volta. E combattiamo, cerchiamo di fare, ad esempio, una delle cose cui gli alpini non hanno mai rinunciato è quello di protestare contro l'abolizione della leva, che riteniamo che sia una storia che ha tagliato le gambe alla nostra, diciamo, società, perché
ha cancellato delle opportunità che avevano tutti i giovani per farsi, diciamo, una coscienza di quello che vuol dire il vivere in comunità. Ecco, tra l'altro Gigi, questa era una domanda che volevo farti, l'hai accennato tu, quindi dico, approfondiamo un attimo perché secondo me ne può valer la pena. Allora, c'è stata, tra l'altro non è un'abolizione vera e propria, tecnicamente una sospensione. Nel 2005 c'è stata la sospensione della leva. Allora, anche per uno come me, che il militare l'ha fatto, perché l'ho fatto, io l'avrei magari messo, posto in una versione un pochino diversa, però non l'avrei cancellata, perché effettivamente, come dici tu, c'era questo senso di appartenenza che forse come popolo ci manca un pochino adesso. Però si diceva, c'erano magari degli atteggiamenti che si andava sopra le righe, c'erano dei ragazzi che erano un po' più deboli, soffrivano di questa... Cioè, forse bisognava rimettersi a tavolino, però non cancellare. Io su questo sono d'accordo con te, su questa cosa qui. E voi state facendo una battaglia su questo? Diciamo, da sempre gli alpini hanno protestato. Sono stati forse gli unici che hanno protestato a Roma. C'è stato anche dei nostri vecchi reduci, mi ricordo io, che sono andati giù in treno con una rappresentanza degli alpini a protestare a Roma città. Lì sono stati trattati molto male, come se fossero stati proprio dei ribelli, mentre è stata ovviamente una protesta più che civile e democratica. Il problema grosso è che appunto oggi come oggi, se si volesse cercare di ritornare a rimettere in funzione quello che è stato teoricamente sospeso, non si riuscirà, è un problema di costi e soprattutto per quel che riguarda quello che sono le caserme lasciate al disfacimento già da allora, oggi rimetterle in funzione è economicamente proibitivo. In più sono cambiate anche, diciamo, le aspettative, per cui adesso, oggi come oggi, il militare non è più fare il militare come si faceva al suo tempo di leva, sono diventati dei professionisti dipendenti dello Stato e quindi vanno trattati in maniera diversa. Quindi riuscire a riaprire le caserme con i criteri del giorno d'oggi sarebbe difficile, sarebbe molto molto difficile. Senti Gigi, tu sei un alpino e l'hai fatto l'alpino, certo. Giusto? Dov'è che l'hai fatto? Allora, io sono un alpino trasmettitore, ho fatto la scuola allievi ufficiali a Roma Cecchignola, dopodiché sono passato come sergente a Merano, ho fatto 3 mesi, di lì sono partito e sono andato a Belluno per il servizio di prima nomina. Quindi ho fatto 15 mesi di militare nel 66, sono tornato a casa nel 67, quindi sono giusto 50 anni. Perché alla tua epoca, che comunque sei ancora giovane, si facevano 15 mesi, giusto? Si facevano 15 mesi ai miei tempi. E com'è stata alla fine l'esperienza tua? Com'è stata? Questi 15 mesi raccolti in un minuto, cosa diresti? Beh, sono stati molto impegnativi, anche perché io mi sono trovato a un certo punto a fare comandante di compagnia. E non lo desideravo, però mi sono trovato in periodo di forza minima, Ferragosto, in cui eravamo una caserma, in cui eravamo 3 compagnie, di cui una era la compagnia comando, era sempre impegnata per gli uffici, una compagnia genio pionieri era via perché era successo nell'anno prima una grossa alluvione su in Cadore e quindi erano lì a rifare strade, e la compagnia trasmissione era l'unica che era rimasta disponibile, e lì erano sempre quelli che montavano il servizio e far quadrare le cose è stato molto 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 duro. Però comunque alla fine di tutto, quando ti sei congedato, hai sentito questa sensazione, come ti dico, come era capitato a me, che mi sentivo da ragazzo, mi sentivo uomo? Certo. Beh, ti dirò, avendo fatto anche, diciamo, una scuola ufficiale, bene o male ci hanno responsabilizzato. E lì, come ti dicevo, mi sono trovato a comandare un gruppo di 100 persone. Quindi non è una cosa semplice e ho imparato a un certo punto che quello che sono i valori riguardo alla disciplina e la responsabilità sono due le cose che possono funzionare bene se tu dai responsabilità alla gente. Io non ho mai dovuto pentirmi del fatto di aver detto alla gente
sai cosa devi fare, fallo. Se non sento nessuna responsabilità, hai ampia disponibilità da parte mia, fai quello che vuoi. Per cui la responsabilità, l'ordine, ma anche la delega. Sì, sì, delega. Io ho adottato questi sistemi anche nel lavoro, sono stato capo di un servizio di manutenzione della mia ditta, avevo gente in giro, gli ho detto, questa è la tua zona, gestiscila come ritieni opportuno. Ci sono fatti il paiolo, perché per riuscire a star dietro tutto, ci sono stati dei periodi in cui abbiamo avuto gente che si è fatta male, è stata via per dei mesi. Quindi c'era da correre a coprire tutta Italia in 4-5 persone. Tanta roba. Però mai dovuto alimentarmi. Senti Gigi, quando si pensa agli alpini comunque attirano simpatia gli alpini. Però forse voi, visto dall'esterno, avete questo senso di appartenenza che è storico. Secondo te perché? Qual è la differenza degli alpini rispetto agli altri? Ma gli alpini, bene o male, sono gente che sono stati reclutati con lo spirito già dei fondatori, no? Gente che di provenienza omogenea, gente di montagna, abituata a stare in montagna, a vivere con quel poco che offre la montagna. Quindi, bene o male, hanno sempre imparato a arrangiarsi in qualche maniera e per far questo si dovevano aiutare l'un l'altro. Il che è servito molto durante la Grande Guerra e nella guerra successiva. L'alpino è stato abbandonato spesso se stesso, si è sempre arrangiato in qualche maniera. Se non ce l'ha fatta talvolta, peccato. Però, diciamo, il fatto di crescere in montagna dove le possibilità sono scarse, vuol dire che la gente deve imparare a arrangiarsi da sola. Probabilmente l'alpino Faglioni è quello che fortifica di più. Possiamo dire, anche se le classifiche sono sempre antipatiche, non possiamo dire che... No. L'alpino chiaramente. Diciamo, c'è il vantaggio appunto dell'omogeneità dell'estrazione. Quindi, bene o male, tanta gente si è trovata a fare il militare, soprattutto nei tempi grigi della guerra, in cui vennero rastrellati tutti quanti le disponibilità umane che c'erano, con l'amico o col fratello o col cugino, e questo è stata una cosa molto importante per loro, per riuscire a tornare a casa. Senti Gigi, parliamo un attimo del vostro gruppo di Magenta, in quanti siete voi? Beh, attualmente siamo un 55 alpini iscritti più una trentina di soci aggregati, che sono gente che non ha fatto l'alpino, c'è anche qualche donna, e che però condividono i nostri ideali, i nostri valori, quindi sono ben accetti e grazie a loro tante volte riusciamo a fare delle cose che altrimenti con le nostre forze non riusciremo a fare. Senti, età media più o meno? Ah, purtroppo anta. Siete grandicelli, siete. Molto grandicelli. Senti, ma mi interessa la seconda parte che hai detto. Se ci fossero, visto che ci stanno vedendo in tanti, ci fossero delle persone interessate a venirvi a conoscere, magari fare, tra virgolette, volontariato da voi, queste persone qui devono avere dei requisiti particolari? No, non ci sono requisiti particolari, basta avere voglia di fare e poi dopo, tutto sommato, non ci sono problemi particolari. Possono rivolgersi alla nostra sede, noi siamo aperti il sabato pomeriggio, le domeniche tutto il giorno, mattina e pomeriggio con intervallo a ora di pranzo e nei giorni di festa. Ecco, allora, la vostra sede, Gigi, è in via Magenta, via Milano. Perché si cancella, via Milano 274. 274. Voi per caso avete anche sito, internet, mail? Sì, la mail c'è, gruppo @ Magenta. Ecco, segnatevelo anche, ecco, questo. Quindi caso potete scrivere quella lì e eventualmente mi trovate lì. Gigi, senti, le vostre attività importanti nell'anno quali sono? Beh, a parte San Biagio, che poi adesso ne parliamo, che è giusto qui, poi dopo sono altre attività, diciamo a livello ciclico, quelle legate alle festività, diciamo del calendario magentino e nazionale, no? Per cui a parte quello che sono le feste nazionali, tipo le occasioni in cui tipo 25 aprile ci sono cortei, sì, cose di questo genere, 4 novembre, eccetera. Ci sono San Rocco, ci troviamo per fare un po' di trippa, come siamo, è tradizione farlo di San Biagio, si fa anche San Rocco.
Poi altra festa, diciamo, qui siamo sempre presenti, la festa delle associazioni, verso la fine di settembre. E poi, diciamo, c'è la messa in Duomo a novembre. A maggio c'è sempre la donata degli alpini, che quest'anno sarà a Trento, e l'anno prossimo sarà invece a Milano. Quindi siamo qui in attesa di fare qualche cosa per la donata, ci vedrà molto impegnati. E poi che altre attività ci sono in particolare? No, che mi vengono in mente così, cicliche non ne ho altre. Senti, allora parliamo della festa di San Biagio. Voi sarete in prima linea? Perché dal mezzogiorno, voi probabilmente prima, sarete lì a dare la trippa qui in piazza sotto il tendone. Secondo te, oltre all'ovvia questione culinaria che siamo tutti, secondo te che significato dà questa discesa in campo degli alpini in piazza in una fiera che è probabilmente la fiera più sentita di Magenta? Cioè, si può dire che comunque in queste occasioni gli alpini vogliono farsi vedere per dire siamo ancora importanti? Beh, più che siamo importanti è per dire ci siamo ancora, visto i tempi che corrono e come vanno le cose. E diciamo che bene o male il fatto di essere a San Biagio è un segno di continuità. Sono ormai, penso, una quindicina di anni che continuiamo a fare la trippa. Abbiamo continuato a farla anche quando ci è bruciata la sede, quel periodo lì del 2008 in poi, fino al 2010, eravamo proprio senza un punto d'appoggio, e anche in quell'occasione lì siamo riusciti a farla, con garantire, diciamo, la continuità. Stavamo pensando di rinunciare a farla in piazza ancora l'anno scorso, poi bene o male siamo riusciti ad avere un po' d'aiuto da parte del circolo sardo, perché, come si diceva prima, il fatto si diventa vecchi, ogni anno abbiamo un anno in più, siamo magari qualcuno in meno, e allora a questo punto bisogna cercare di tirarmi in barca, perché è un grosso impegno. Però, se posso permettere, questa è la mia opinione, io lo trovo molto bello, cioè fatevi anche aiutare dai sardi, magari anche da qualcun altro, ma sto appuntamento tenetelo, perché noi cerchiamo siamo tutti affezionati a questa cosa. Noi cerchiamo vivamente di tenerlo, il problema, come dicevo prima, è che tante volte le forze calano, non solo numericamente, ma anche proprio dal punto di vista... Beh, a vederti Gigi ci sembra ancora bello in forma. Vado in palestra ancora, per la schiena, ma vado in palestra. Gigi, per i giovani che ci stanno guardando, ragazzi e ragazze, cosa secondo te, cosa li può attrarre da questi valori degli alpini? Direi che il giorno d'oggi potrebbe essere l'esperienza, appunto, come dicevo già prima, di fare un po' di vita assieme e di aiutare, come potrei dire, più che aiutare, restare uniti e fare qualcosa di buono, non solo per se stessi, ma anche, diciamo, per quella che è la nostra Italia, che bene o male quello che ci manca al giorno d'oggi è il senso, diciamo, di unità, di amor patrio. Si sta perdendo tutto. E oggi come oggi ne avremo bisogno. Si vede tanta gente che non sa più neanche cosa vuol dire il vivere non dico comunità, ma vivere, diciamo, nella città. Nella scuola. Manca il rispetto. Quindi il rispetto e l'ordine sono due cose che penso si possa imparare facendo il servizio militare. Se non lo fai ti puniscono, e sarebbe ora che ti puniscono, perché oggi come oggi nella scuola non succede più. Arrivano della gente anche a insegnare che non sanno nemmeno scrivere cronaca di questi giorni, perché promuovi, arrivano degli ignoranti anche a livello di insegnare. Quindi è una delle cose del giorno d'oggi, manca la meritocrazia.
Gigi, a tuo avviso, voglio dire, visto che io con le scuole ogni tanto faccio dei progetti, è anacronistico dire che magari anche voi, con i giusti modi e tempi, a farvi un giro nelle scuole, a seminare un po' di buona educazione civica? Ci potrebbe essere questa idea. No, questa c'è e viene portata avanti anche da parecchi nostri gruppi della sezione di Milano. Diciamo che noi come Magenta, l'unica uscita che facciamo nei confronti delle scuole è per il giorno della memoria. Quindi sono perlomeno, esattamente dall'anno in cui è stata proclamata la legge, che mi pare sia il 2002. Tutti gli anni ci siamo fatti portatori di informazioni su quello che è effettivamente successo ai nostri soldati dopo l'8 settembre. Quindi tutti parlano della Shoah e nessuno parla mai di quello che è successo ai nostri soldati, che bene o male sono stati uno 700.000 soldati che sono finiti nei campi di concentramento. E tanta gente è rimasta lì anche pur avendo avuto l'occasione di tornarsene a casa, perché sapeva che sarebbe venuto a casa a combattere contro degli altri italiani. Quindi c'è stato qualcuno che le ha anche contate queste volte, ben 72 volte è successo a una persona. Quindi questa qui è un'informazione che stiamo portando nei ragazzi delle scuole quarte e quinte superiori. Mentre per quello che riguarda invece le scuole inferiori, ci sono parecchi nostri altri gruppi, di cui sono a conoscenza qui nella sezione di Milano, che si sono organizzati con delle persone che si presentano alpini a raccontare cosa è successo, diciamo, ad esempio nella Grande Guerra, come sono nate alcuni modi di dire che si usa al giorno d'oggi ancora, rompere le scatole. Non lo sapevo neanche io, l'ho imparato da loro. Rompere le scatole perché a un certo punto si aprivano le scatole di munizioni perché si doveva andare all'assalto. Quindi in quel momento lì ti rompevano l'ordine, diciamo, costituito, stava per succedere qualcosa di grosso e cose di questo genere. Quindi noi non lo facciamo perché per il momento non abbiamo delle persone, no, poi queste sono le scatole, un po' Un po' difficile, no? diverso. Perché, dicevo, non abbiamo più le persone, l'abbiamo fatto in passato con qualcuno dei nostri reduci, ormai non li abbiamo più, quindi. Però stiamo Però per. voglio dire, Gigi, adesso ascoltandoti, viene voglia comunque di approfondire le tematiche che stai mettendo giù. Cioè, se io fossi un ragazzino, mi piacerebbe se tu venissi in classe a raccontarmi queste cose qua. Sì, infatti successo c'è, l'attenzione anche, dipende se uno sa fare la presentazione, magari supportato da qualche cosa a livello, diciamo, multimediale. Andare a cantare col coro, magari portare qualcuno a cantare, far vedere qualche proiezione, qualcosa del genere, qualche cimelio. La cosa funziona. Bisogna vedere con le scuole di volta in volta se si riesce di trovare l'interesse e la voglia dell'insegnante e diciamo, dei presidi. Sì. No, se vuoi su questa cosa qui posso darti una mano con grande umiltà, perché mi sembra che sia preminente visto il momento storico. Abbiamo bisogno di personaggi positivi, di esempi che possano dire, oltre che in teoria, anche a livello pratico, per quella che è stata la loro vita, la loro storia. Che siano poi gli alpini, i bersaglieri o quant'altro, secondo E la me cosa cambia la poco, cosa cambia cambia poco. poco. Però serve, a mio avviso, serve anche nei nostri ragazzi, servono questi esempi. E anche se mi dici che siete un pochino datati, che siete, a mio avviso, fino a quando ce la fate, dovreste fare questo sforzo, soprattutto con i più piccolini, perché se non si parte da piccolini, Non riesce più a recuperare. Lo so, diciamo che si può fare, si può fare. Come dicevo prima, c'è qualcuno che lo fa già, so chi rivolgermi, quindi Dai, Gigi. basta soltanto volere. Su questa roba noi ti aiuteremo se vorrai, perché ci sembra una cosa bella, buona. Poi stiamo parlando di Magenta, è vero che ci sono tante scuole, ma Sì, materiale c'è, è già pronto. materiale c'è, le persone ci sono.
se vi serve un aiuto di comunicazione, qua ci sono degli espertoni, e quindi mettiamoci insieme e facciamo la sta roba, perché a livello educativo, secondo me la vera crisi è a livello educativo e valoriale, non è tanto quella economica. Su questo sono d'accordo. Senti Gigi, i vostri progetti presenti e futuri quali sono? Progetti non è che ne abbiamo molti, diciamo ben definiti. Quello che diamo per scontato è che per l'anno prossimo dovremo darci da fare parecchio perché riguarda l'organizzazione dell'adunata degli Alpini a Milano e il centenario della fondazione degli Alpini, del Corpo degli Alpini, o meglio, dell'ANA, mi scuso. ANA, Associazione Nazionale Alpini, che è appunto stata fondata proprio a Milano, quindi proprio in questa occasione è stato scelto da parte del Consiglio Nazionale dell'ANA di celebrare la nostra adunata in quel di Milano, e siccome verranno, grosso modo ci si aspetta dalle 300.000 persone in su, 300-400.000 in ordine di grandezza, sì, delle adunate agli Alpini, magari a Milano si perdono un pochettino di più rispetto che non altri posti, perché Milano è grande, è già come città, quindi anche il fatto di sfilare a Milano sarà magari un meno bello, tra virgolette, che non in altre città in cui hai la fortuna di passare dei viali che sono magari abitati lateralmente, per cui hai la gente dai balconi che ti guarda. Qui se fai le cose in centro, uffici, l'abbiamo visto già nel 92, adesso non so se quest'anno si cambierà l'itinerario, ma grosso modo penso sarà lo stesso, partire dai bastioni, andare verso il centro e poi girare verso il castello. Quindi questo era il percorso che era stato fatto a suo tempo e non penso cambierà molto. Però fuori di Milano c'è il problema appunto di alloggiare, quartierare un po' di gente, penso che verranno anche, come è già successo altre volte, ospiti un po' di gente da noi in sede qui, come nei sedi degli altri gruppi, un po' di gruppi che vengono da fuori, quindi questa è una cosa. Poi manifestazioni in contorno, bandierare, sarà un bel da fare. Bravo. Ah, poi non dimenticare il fatto di dare dei punti d'appoggio per chi viene da fuori, dove andare e cosa fare. Giusto. Senti, tu ne hai fatte tante di adunate? Beh, abbastanza. Ne ho saltate tante per via del lavoro. Proprio in quel periodo lì di maggio mi capitava spesso volte di andare in America, quindi ero là. Sì. Però bene o male diciamo che sulle 50 che sono trascorse dal tempo in cui ho fatto militare, penso che un 35 l'avrò fatto. Beh, sono tante, Gigi. Sì, sì. Senti, ma ne ricordi una o qualcuna in particolare? O come posto, o come giornata, o come... Beh, una che mi ricordo abbastanza... È stato sul ritorno, tornando da Bari. Ci siamo fermati un'area di servizio, a noi sembrava il fatto che chissà cosa, siamo partiti di qui, abbiamo fatto il giro passando per l'isola d'Elba, abbiamo degli amici giù, attraversando l'Abruzzo, siamo andati giù in Puglia, fatto un bel giro. Torniamo indietro e abbiamo trovato una macchina con quattro vecchietti che erano partiti da Domodossola, erano andati giù a Trapani, erano tornati a Bari, si erano fermati, cioè noi l'ultima volta siamo stati a Bari e ci ha mandato il duce. Belli arzilli, tutti qui, guarda, vorremmo arrivarci anche noi quattro, tra un po' di anni. Questa era una delle cose che mi ricordo più volentieri, e purtroppo non succederà perché un paio di quelli sono morti, quindi noi abbiamo avuto la stessa fortuna. E poi di altre adunate, è stata diciamo bella quella di Asiago, per noi che siamo riusciti a arrivare in tempo, io sono di origine di là, per cui conoscevamo un po' il posto, siamo riusciti a svicolare in mezzo al macello di traffico che c'era, è stata un po' un'odissea, gente che in moto non è riuscita ad arrivare ad Asiago, ha dovuto fermarsi a Gaglio, 6 km fuori, farsi 6 km a piedi perché non riuscirono a venire. E noi invece siamo accampati in centro,
una scuola ancora in costruzione, tanto per dirti i bagni non avevano ancora le porte, quindi è stata una cosa perché ha fatto molto sulla campata. Ed è stata comunque una bella esperienza, perché bene o male eravamo messi in posizione buona rispetto al corteo, quindi proprio in zona, diciamo, di arrivo, e quindi eravamo anche comodi. Arrivati di venerdì, piazzato la macchina, e siamo partiti lunedì perché non c'era modo di andarsene via prima, ecco. Fortunatamente non abbiamo fatto come altra gente che invece era in parcheggiata nell'aeroporto, ha piovuto, ma piovuto, e alla fine è dovuto andarli a tirare fuori quasi tutti con i trattori, perché sennò non riuscirono a partire. Comunque è stata una bella avventura. Senti Gigi, a distanza di 20-30 anni, in queste durate sei riuscito magari a rincontrare qualche tuo commilitone? Sì, sì. Diciamo, o gli dai appuntamento, oppure nel marasma te lo puoi dimenticare. Pur può capitare, come nel nostro caso, c'erano quelli della mia compagnia che giravano con uno striscione, compagnia trasmissione Cadore, siamo qui, allora li ho trovati e sono andato un po' con loro. Il problema è che quando sei in compagnia con gli altri non puoi mica tanto scantonare, no? Perché comunque ci siamo rivisti anche dopo, eh. Siamo andati a trovarci a Belluno e ci siamo trovati, diciamo, tutti gli anni fanno un raduno della compagnia. Io purtroppo sono un po' fuori mano, per cui non è che riesco ad andarci. All'inizio settembre è un periodo un po', diciamo, in cui la gente si ricomincia ad attivare, a fare varie cose, per cui non è che riesco ad andarci molto spesso. Comunque qualche volta sono stato. Senti, sto luogo comune che gli alpini comunque sono delle buone forchette, dei buoni bicchieri, è vera sta cosa? Beh, buone forchette sì, buoni bicchieri un po' meno. Ah. Diciamo, se tu vai nelle adunate e vedi tanta gente che beve, ma non sono i vecchi, ormai si sono calmati. No, diciamo, è un po' una retorica, diciamo, quella del bere. Qualcuno dice che nella storia degli alpini c'è più sangue che vino, e che è anche vero. Senti, quando arriviamo alla fine della puntata, Gigi, molto bella, cos'è che provi quando sfili in queste giornate qui? Cioè, è ancora emozionante? Certo, certo. Perché bene o male è un tuffo nel passato, nella gioventù, di quello che hai fatto a suo tempo. A parte il fatto che nel mio caso c'è anche un po' di orgoglio, perché bene o male io ho anche qualche carica in più nella stazione di Milano, quindi invece di sfilare con tutti gli altri sfilo nel drappello di testa, e quindi è anche per quello che c'è il cappello nuovo, perché ero l'unico rimasto col cappello originale che cadeva a pezzi, mi vergogno. No, ricordiamo quindi, il tuo incarico che hai. E beh, io sono consigliere sezionale della sezione di Milano, quindi già un po' di anni fa avevo fatto il capogruppo di Magenta, e lì frequentando Milano per tenere i contatti con la sezione, e mi hanno conosciuto, mi hanno chiesto se volevo candidarmi a suo tempo come consigliere, quindi eccomi qui. Come sempre, cosa succede? Che essendo in carichi in cui c'è molto da lavorare e niente da guadagnare, i candidati sono pochi. È chiaro. E quindi non c'è problema a farsi rieleggere in questi casi. E quindi, bene o male, facendo parte del consiglio direttivo della sezione, sfilo con in testa del giacca e cravatta, sempre. E quindi insomma, posizione di rilievo, ecco. Però anche quando giravo con gli altri, bene o male, non è che sia, diciamo, disonorevole sfilare con gli altri, anzi, ed è un piacere, perché bene o male ti ricordi i tempi passati. Con la truppa, sì, sì. Beh. Gigi, ti faccio queste domande perché mentre parli mi vengono anche a me in mente dei ricordi. Tu quando senti l'inno italiano, quando vedi la bandiera italiana, cosa ti viene in mente? Beh, che sono italiano, soprattutto. E quindi l'orgoglio di essere italiano, di portare questo cappello. E io sono uno di quelli che l'inno d'Italia lo canta a squarciagola, a parte il fatto che c'è la voce da corista, quindi allenata. Si sente. E quindi bene o male lo canto. Con me cantano anche gli altri alpini e tanta altra gente che porta la divisa non lo fa.
E che lo faccio presente anche alle volte, perché? Va bene, sentite, allora, io ricordandovi l'appuntamento di domani a San Biagio, andiamo dagli alpini che saranno in piazza, al tendone, con la trippa, ma gli alpini sono molto di più. Quindi io invito a quelli che ci stanno vedendo, che magari hanno sentito le parole del Gigi e dicono ah, sta cosa qua degli alpini, alcuni non sapevano che eravate qua, alcuni non sapevano cos'erano gli alpini. Adesso lo sapete, se avete voglia andate lì nella sede di via Milano oppure li contattate via mail. Il Gigi è segretario, avete visto, è grande e grosso, ma è buono, quindi vi accoglierà bene. Noi ringraziamo Pierluigi Rodeghiero, segretario del gruppo Alpini di Magenta, è stato un piacere, Gigi, averti grazie. Qui. Grazie, okay? È quando, stato un piacere anche per me. Sulla questione delle scuole, se avrete voglia, fateci sapere, secondo me è una bella idea, se anche magari in maniera minima si riuscirà a mettere in piedi questo progettino. Se c'è l'appoggio da parte tua, ti contatterò. E magari coinvolgeremo noi, coinvolgeremo il comune, secondo me si può fare. Detto questo, buon pomeriggio, tra poco c'è l'inaugurazione lì alla Don Cuni, per cui andate alla Don Cuni, domani a San Biagio, tutti a San Biagio, e per quanto ci riguarda, ci vediamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, ciao! Certo che col dito così fai paura!